Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come utilizzare la libreria di Python Cookie Cutter. Se non sapete cos'è questa libreria, è praticamente un pacchetto di Python molto utile per creare dei template dei vostri progetti. Vediamo un esempio per capire meglio di cosa si tratta. Immaginiamo che vogliamo creare un progetto nuovo, no? Ad esempio, io lavoro nell'ambito della data science e data analytics, ok? E spesso mi trovo a creare delle cartelle con una serie di file e sottocartelle al suo interno. Quindi scriviamo ad esempio nel nostro desktop project tutorial. Ok? A questo punto, all'interno di questa cartella, quello che devo fare è generare una serie di sottocartelle, come ad esempio data, dove metto i miei dati. Poi avrò un'altra cartella per i miei scripts, un'altra cartella per cos'altro ci mettiamo qua? Presentazioni, presentations, ok? Una per i test, test e così via. Come potete vedere, questa operazione può richiedere del tempo, è abbastanza noiosa perché praticamente ogni volta che inizio un progetto è strutturato sempre nella stessa maniera. Tuttavia posso evitare tutta questa tiritera utilizzando la libreria Cookie Cutter di Python, ok? In particolare ho creato già un template che andremo a sviluppare da zero, così che sarete in grado di replicare il mio tutorial. Per cominciare quindi vi consiglio di andare nel vostro browser e accedere al vostro account di GitHub. A questo punto creeremo un nuovo repository. Ok, quindi andiamo su Repositories, New e lo chiameremo ad esempio Cookie Cutter Tutorial. Ok, poi mettiamo una descrizione, giusto per spiegare di che si tratta questo repository. Scriviamo: This is a tutorial to learn how to use cookie cutter. Ok, aggiungiamo anche un file gitignore per Python e licenza non ci serve, possiamo aggiungere anche il README e creiamo un repository. Perfetto. A questo punto cloniamo il repository sul nostro computer. Quindi andremo qua, copieremo l'URL, poi apriamo il terminale e navighiamo ad esempio sul desktop. Qua farò git clone e l'URL. Molto bene. Successivamente, quello che voglio fare è nel vostro base environment, quindi dove avete installato Python, ad esempio tramite Anaconda, potrebbe essere un esempio. Faremo pip install cookie cutter. Nel mio caso non farà nulla di particolare perché l'ho già installato, altrimenti appunto ci impiegherà un attimino a installarvi cookie cutter. Molto bene, a questo punto dovremo avere nel nostro desktop una cartella che dice cookie cutter tutorial. Eccola qua. Quello che dobbiamo fare ora è creare un nuovo file. Quindi tasto destro, New Document, e questo file lo dovremo chiamare cookie cutter.json. Cos'è questo file? Questo file conterrà praticamente tutte le variabili che verranno utilizzate da Cookie Cutter nel momento in cui verrà creato il template del nostro progetto. Se non è chiaro, adesso lo vedremo con calma. Quindi apriamo questo file, ecco, e fra parentesi graffe scriveremo la variabile numero 1 che si chiama project name. Adesso dobbiamo associare un valore praticamente e in questo caso lo chiamerò anche questo project name. Project name. Perfetto.
La seconda variabile sarà ad esempio chi ha creato questo progetto, quindi author underscore name, e come valore avremo che cosa? Praticamente possiamo scrivere una domanda, no? Questa domanda ci verrà mostrata nel terminale e noi andremo a scrivere appunto chi è l'autore del progetto. Quindi nel terminale ci comparirà qualcosa del genere. Your name, aperta parentesi, qua ci scriviamo or organization slash company slash team, virgola. Andiamo a capo. Un'altra variabile che possiamo salvare è la descrizione del progetto, quindi description. E come domanda che faremo comparire sul terminale quando lanciamo cookie cutter sarà: a short description of the project. Ok? Chiudiamo la parentesi graffa. E salviamo. Molto bene. Qua possiamo chiudere. Ora possiamo creare una cartella. Come chiamiamo questa cartella? Non la possiamo chiamare a caso, ma deve avere una determinata sintassi. In particolare, dovremo utilizzare doppie parentesi graffe e all'interno delle doppie parentesi graffe dovremo indicare la variabile che vogliamo utilizzare per definire il nome della cartella. Se vi ricordate, all'interno del cookiecutter.json file, la prima variabile si chiamava project name. Noi vogliamo creare una cartella che si chiama con il nome del project name che inseriamo all'interno del terminale. Quindi scriverò cookiecutter.project. Quindi questo project name corrisponde fondamentalmente alla prima variabile del nostro file JSON. Ok? Molto bene. Apriamo questa cartella. Al suo interno possiamo definire un file README, come praticamente quasi tutti i progetti che si trovano su GitHub. Quindi README.md, dove MD è il Markdown Language. Perfetto. Apriamo. E anche qua al suo interno possiamo utilizzare questa sintassi particolare che, se non sbaglio, si chiama Jinja2, che praticamente utilizza le variabili che abbiamo definito nel JSON file, questo qua, e che le può praticamente riportare all'interno di un qualsiasi file o cartella, che noi stiamo definendo. Ad esempio, nel README solitamente c'è il titolo, no, del progetto. Come si chiamerà il progetto? Beh, possiamo ancora utilizzare questa sintassi e scrivere cookie cutter.project name. Poi cos'altro possiamo scrivere? In fondo al progetto, possiamo metterci la descrizione, giusto? Quindi qua scriveremo ancora parentesi graffe cookiecutter.description e cos'altro ci rimane? L'autore, author name. Quindi alla fine possiamo scrivere anche l'autore. Author underscore name. Ok? Molto bene. Altre cose che si possono fare. Vediamo. Possiamo creare tutte le cartelle necessarie per il nostro progetto, no? Io ad esempio ho solitamente una cartella data, come abbiamo fatto vedere prima, poi ho un'altra cartella per gli scripts, ho un file gitignore, che praticamente lo copio da un'altra cartella perché l'ho già creato, però se lo apro ve lo faccio vedere, vedete, qua ci sono praticamente tutti i file o cartelle che devono essere ignorate nel momento in cui faccio git commit nella mia cartella. Poi cos'altro? Aggiungiamo ad esempio il file dei requirements, magari, e finiamola qua. Requirements.txt. Ok?
Molto bene. Come ultimissimo step, non dimentichiamoci di aggiungere dei file all'interno delle cartelle scripts e data, altrimenti queste non verranno riportate nel server di GitHub. Quindi per fare ciò, apriamole, creiamo un file e lo possiamo nominare ad esempio .git keep, quindi un file vuoto fondamentalmente. E lo piazziamo anche all'interno della cartella data. Molto bene. A questo punto, cosa facciamo? Navighiamo all'interno della cartella dove stiamo creando il nostro template e faremo git status, git add, git commit-m e qua chiameremo this is my cookie. Cutter template e infine faremo git push origin master. Attendiamo qualche istante e poi navighiamo nel nostro account di GitHub. Facciamo un refresh giusto per sicurezza e vedrò che appunto adesso ho all'interno di cookie cutter tutorial e cookie cutter project name tutte le cartelle e i file che ho appena creato. Ok? Quindi, se torniamo un livello sopra, abbiamo il cookiecutter.json, il readme, il gitignore e questa è la cartella dove verrà generato il nostro nuovo progetto in futuro. Bene, proviamo a farlo, no? Semplicemente andiamo qua su code, copiamo l'URL, poi apriamo il terminale e ritorniamo sul desktop. Cosa facciamo a questo punto? Scriverò cookie che abbiamo installato all'inizio del video e poi copiamo l'URL. Perfetto, qua vi dirà you've downloaded the template before, ok, dategli ok se vi compare questo, perfetto. E adesso ci chiederà qual è il nome del nostro progetto. Non lo so, lo chiamerò Pinco Pallino, qualcosa del genere. Chi l'ha creato? Io, Fede, chiocciola gentile.com. Non esiste comunque questo email. E descrizione, scriverò this is my first tutorial about cookie cutter. Cookie cutter. Perfetto. Andiamo sul desktop e vediamo cosa è successo. Ecco qua. Dovreste avere adesso una cartella che si chiama Pinco Pallino, no, il nome del vostro progetto. Se la aprite, voilà, abbiamo già tutto preimpostato, ok? Quindi non dobbiamo stare lì a ricrearci ogni volta tutti i file necessari e questo può salvarci un po' di tempo e permetterci di lavorare in maniera più ordinata e consistente. Perfetto, direi che abbiamo raggiunto la conclusione di questo tutorial. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia utile. E se volete supportare il canale, trovate tutti i link di affiliazione nella descrizione del video e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!